Allora, Giovanni Criscuolo, una grandissima partita alla Campese, avete tenuto benissimo il campo e avete strameritato questo punto sul campo del Savona. Sì, l'abbiamo meritato, Savona è una grande squadra, ottimi giocatori, comunque ha fatto la squadra per salire, ma noi ci siamo arrangiati molto bene. Vai, tranquillo. Alla fine potevamo sperare in qualcosa in più, però secondo me è un giusto pareggio, dai. Hai avuto poche chance su calcio piazzato. Sì, ho avuto una punizione, basta, tirata male, vabbè, ci rifaremo domenica, dai. Il mister ha parlato di obiettivo zona playoff, la vetta però dista soltanto 5 punti. Cosa frulla nello spogliatoio? Cosa puoi dirci per quanto riguarda il gruppo squadra? Ma guarda, il gruppo squadra ci crede, noi siamo partiti per fare i playoff, però visto che sei lì a 5 punti con tutti gli scontri diretti, te la giochi fino alla fine. Poi Savona sempre qualcosa in più, però se lì vuol dire che te la giochi fino alla fine. In Coppa con la Sampierdarenese non è andata male, lo scontro diretto deve ancora giocarsi. Secondo voi qual è l'avversaria per la promozione diretta? Ma l'avversaria per la promozione diretta c'è Savona, Sampierdarenese, c'è anche San Cipriano che è una buona squadra comunque. E vediamo un attimo, ce la giochiamo fino alla fine con tutte, sono tutte ora, ci sono tutti i scontri diretti, se non sbaglio adesso il Savona va a giocare con San Cipriano, con Sampierdarenese, noi giochiamo col Cogoletto, tutto il rispetto per il Cogoletto, però noi ci servono punti per arrivare ai playoff o vincere il campionato.